Carissimi e carissime, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio, in questa nuova puntata, chiamatela come volete, del Digital Caffè. Il Digital Caffè è un format molto particolare, molto easy, ossia ogni live, ogni evento, un tema trattato da esperti del settore. In realtà una chiacchierata, una semplice chiacchierata in cui parliamo di questi temi, una chiacchierata che vuole anche essere interattiva. Quindi fateci domande, poneteci dubbi, sollevate obiezioni perché noi abbiamo bisogno di questo. Noi crediamo nel dialogo, dialogos, per cui fatevi avanti. Allora, ho il grandissimo piacere, grazie Elena, ho il grandissimo piacere di avere qui con me. Adesso vado in ordine sparso, come mi comparite qui, la carissima collega Lucia Musmeci e il carissimo collega Marco Lazzeri. Innanzitutto, buonasera e grazie per essere qui. Grazie a Grazie a te voi. per aver invitato qua. Ok, allora ragazzi, come da copione, come d'abitudine, non sono io che presento voi, siete voi che presentate voi stessi. Che a volte per me è anche una scusa per scaricare la patata bollente delle presentazioni. Cioè, la serie me ne lavo le mani e scarico Oddio. volentieri il barile. No, a parte che Marco ci sa per scappare. Marco, non ci scappare di nuovo, mantieni No, la no, 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 connessione, io perché la prima abbiamo. connessione Ok, spero no, anche regga. perché se siamo psicologi del digitale, se manco riusciamo a reggere una connessione per un'ora, che figura ci facciamo? Dobbiamo Giusto. convincere la connessione a rimanere con noi. Allora. A parte scherzi, dai. Allora, Lucia, vuoi dirci qualcosa di te? Di che cosa ti occupi di preciso? Allora, vabbè, io appunto sono una psicologa e mi definisco già da un po' psicologa digitale, appunto, perché mi occupo principalmente proprio di psicologia digitale ed educazione digitale. Ho iniziato occupandomi soprattutto di cyberbullismo e poi da lì ho un po' visto che c'era molto da approfondire relativamente a tutto quello che riguarda in realtà il rapporto soprattutto dei minori con il digitale. E quindi ecco, dal momento in cui ho notato un po' questa faccenda, ho cominciato a diciamo, lavorare soprattutto con i genitori, ma più in generale con gli adulti, per aiutarli a diciamo, gestire comunque educare più che altro ecco, i minori all'utilizzo sano e positivo del digitale. Ok, grazie mille Lucia. Quindi veramente una mission e una vision, anche se vogliamo, molto molto interessante e molto molto importante. Non lo dico per campanilismo, perché anch'io comunque mi sento parte di questa mission, perché poi è quello che faccio da anni, però sicuramente c'è tantissimo bisogno di informazione e di formazione, soprattutto riguardo a questi temi spesso o sottovalutati oppure distorti, a volte anche in buona fede, a volte. Lucia, tu in che zona operi principalmente? Per avere, Io così diamo un'idea. a Catania, Catania. perfetto. A Catania, perfetto. La Sicilia è anche metà terra natia per me, quindi massimo rispetto. Allora, perfetto, grazie mille. Esco dalla modalità solo. Vai, Marco, dici qualcosa di te allora. Sì, allora io sono Marco, sono uno psicologo con un master in psicologia dello sport. Nasco principalmente grafico pubblicitario, perché ho fatto l'istituto d'arte. Da lì poi la mia vocazione è stata psicologia, con un interesse verso le nuove tecnologie che può essere la realtà virtuale, i videogiochi, le intelligenze artificiali, tutto ciò che fa parte comunque della psicologia positiva. Sono un formatore della didattica innovativa. Quindi attraverso certi pass ho conseguito la certificazione IET, che sta per Innovative Educational Trainer, e a breve cercherò di prendere di nuovo la stessa identica certificazione, però con Google. Ok, beh, niente male, complimenti, perfetto. Anche per te, Marco, in che zona sei? Io in Valle d'Aosta.
Valle d'Aosta, ok, sì. Perfetto. Io adoro le montagne, mitica Valle d'Aosta, bellissima, bellissima. Ok, va bene, allora ragazzi, quindi come vedete, carissimi signori, vi ho fornito carne giovane, non chiediamo l'età perché altrimenti poi Lucia dovrebbe anche rispondere e non è bello, scusa Marco, ma comunque. Allora, oggi abbiamo scelto per questa serata, per questo Digital Caffè, un argomento molto importante e molto particolare, non che gli altri lo siano, però secondo me questa è la base un po' di tutte le discussioni che facciamo poi solitamente, soprattutto riguardanti il digitale e ancora di più riguardo al rapporto tra adolescente e digitale e anche poi per tutte le altre che faremo, ossia il discorso delle generazioni, il discorso generazionale. Ok, ossia, ma i nostri ragazzi alla fine che cosa sono? Chi sono soprattutto i nostri ragazzi? Io trovo, lavorando sia nelle scuole, quindi sia con i ragazzi, ma soprattutto in questo caso con gli adulti, quindi sia formazione ai docenti e sia poi tutto il discorso della formazione, dell'informazione ai genitori, che questi ragazzi non li si conosce, non conosciamo i nostri ragazzi, o meglio, crediamo di conoscerli, crediamo di, tra virgolette, saperli, ma in realtà poi per qualche motivo ci sfuggono. È sempre stato così, per carità, forse queste ultime generazioni sono più fluide, ecco, mi viene da utilizzare questo termine non a caso, non lo metto a caso, poi approfondiremo anche questo discorso. Quindi sicuramente, allora, chiedo così proprio al brucio, ecco, giusto per chiarire agli amici che ci stanno seguendo, che non ci siamo preparati assolutissimamente nulla, ok? No. Quindi non vi preoccupate, sembra non è molto incoraggiante, ma vabbè. Allora, quindi, generazioni di ragazzi, chi sono questi ragazzi? Io ve la butto lì, Lucia e Marco, poi come al solito, come da tradizione dei nostri Digital Caffè, parliamo proprio a ruota libera, quindi quando volete intervenire, intervenite. Lo chiedo a voi, chi sono questi ragazzi, i ragazzi di oggi, come si suol dire? Parto io, allora, i ragazzi di oggi sono giovani che non riescono più a distinguere il confine tra ciò che è online e ciò che è offline. Per loro l'online a 360 gradi fa parte della loro vita, per loro lo smartphone piuttosto che qualche altro strumento come i social è una parte naturale del proprio corpo. Quindi la loro vita gira intorno all'online, la loro vita gira intorno agli strumenti tecnologici e a differenza della precedente generazione, che può essere la nostra, come può essere la tua, forse il loro unico difetto è che non riescono ancora a vedere le potenzialità degli strumenti, del web, al di là del mero passatempo. Ok, ti ringrazio per aver distinto le nostre due generazioni, mi fa sentire improvvisamente più vecchio di quello che in realtà sono. No, vabbè, io sono un giovane di 45 anni, quindi portami rispetto. No. Comunque, ma sì che te porto rispetto. Sto scherzando, dai. Molto, molto interessante, adesso ci arriviamo. Quindi dei ragazzi, cioè dei giovani, che stai dipingendo una generazione che è fortemente immersa nel digitale, ma che ancora non ha compreso questo strumento oppure ambiente di vita. Io oramai non ce la faccio più a definire digitale come strumento, più vado avanti e più mi viene spontaneo parlare di ambiente di vita. Lucia, tu cosa ne pensi? Chi sono i ragazzi di oggi? Ovviamente è una domanda molto complessa e molto, diciamo, generica. Quello che mi viene da pensare, anche un pochettino sulla base di quello che ha detto Marco, è che comunque sono dei ragazzi che effettivamente, come un po' le generazioni precedenti, hanno adottato in pieno gli strumenti che le generazioni appunto precedenti, gli adulti, hanno messo a loro disposizione dai primi momenti di vita. E che un po' usano questi strumenti, diciamo,
in modo non del tutto consapevole, perché non c'è nessuno che li guida, però ecco, esplorandoli un po', diciamo, per quello che hanno la possibilità di fare, esplorandoli un po' in tutte le varie potenzialità. Poi, cioè, non so, io, mi capita un po' di vedere ovviamente anche ragazzi che, diciamo, diversamente da quello che magari ha detto Marco, magari anche e sanno un pochino le potenzialità effettivamente positive, però sicuramente, ecco, sì, c'è molto lavoro da fare in questo senso, e quello dovremmo essere un po' noi adulti a farlo per loro, in modo da mostrargli effettivamente qual è il modo più saggio di utilizzare il digitale. Sì, per la carità, non volevo dire che tutti, cioè la mia non era una generalizzazione. Però di giovani, effettivamente, i giovani d'oggi, quanti sono quelli che mi sanno usare il web come strumento per cercare informazioni, come strumento di approfondimento per farsi una cultura, piuttosto che quelli che sanno che il web è Instagram, Facebook e i social in generale? No, beh, certo, ovviamente non sono tutti, non sono la maggior parte, però ecco, cioè, ovviamente dipende poi anche dall'ambiente educativo in cui hanno vissuto. Vero, questo è quello che prendevo. Quello sì. Molto interessante, tra l'altro, Marco, quello che stai dicendo, ossia, parlando di cultura, parlando di queste cose, poi tu hai distinto, parlando di Instagram, Facebook e così via, eppure sempre più spesso questi canali diventano poi importantissimi, anche canali di informazione, certo. E sotto certi aspetti ovviamente di formazione. Io ad esempio penso appunto a queste nuove generazioni che oramai non si informano più tramite i TG, ma seguono direttamente gli account sui vari social, ovviamente sui social del momento, o addirittura seguono semplicemente youtuber, influencer, cioè TikToker, Instagrammer e così via, che i quali ogni tanto parlano anche dei fatti di cronaca. Certo. Tu come la vedi questa cosa? Mi sembra... perché messa così mi sembra quasi una discrepanza, ossia il fatto che o fai cultura o stai su Facebook o Instagram o TikTok o quello che è. Ma allora guarda, io credo che anche i social network abbiano la loro utilità, come hai detto tu, soprattutto formativa. Non so se avevi letto una vecchia notizia in cui c'era un ragazzino statunitense, comunque un ragazzino di 16 anni o forse ancora più giovane, che utilizzava TikTok per insegnare matematica. Pensa, questo non lo sapevo. Per insegnare addirittura matematica. La matematica no. Per insegnare matematica usava TikTok. Io credo che i social abbiano un'utilità positiva. Non è che il social di per sé è un demonio, cioè non dobbiamo demonizzare il social. Il social ha una sua utilità, però la generazione di adesso, e magari i miei ex alunni mi tireranno dietro un Cristo, spero proprio di no, non riescono a concepirne l'utilità al di là del luogo in cui ritrovarsi, luogo in cui fare copia e incolla di meme su meme, oppure di far parte degli hater, incominciare a far parte, cioè non riescono ad avere al di là, cioè, allora per dirti, metafora sì. dell'iceberg, loro vedono la punta. Ok, quindi è questo che intendi, sì. Però il resto non riescono ancora a concepirlo, infatti. Okay. Quelle poche supplenze che ho fatto e che ho ottenuto, mi sono battuto ma tantissimo per far capire ai miei ragazzi che internet, che i social hanno un potenziale nascosto, inespresso, che ancora loro non sanno. Tu lo stesso... che non è... No, scusa Marco, perché io ti stesso... vedo un po' laggato, allora faccio fatica. Okay. Vai. Io stesso, il mio account di Instagram... lo uso ogni tanto per
postare articoli presi dal portale di State of Mind, portale di cui sono, faccio parte, sono articolista, ogni tanto ci scrivo qualcosa. Sì, infatti. Però vedo che viene quello che io posto come storia, soprattutto gli articoli, viene visto, che poi venga letto o non venga letto, però è già qualcosa. Ok, tu Lucia cosa ne pensi? Credo che appunto, un po' come dicevo prima, penso che effettivamente dipenda molto dagli adulti che sono a fianco ai ragazzi in quel momento. Per esempio appunto Marco in quel momento appunto si è battuto per far scoprire le potenzialità di questi strumenti, ed effettivamente credo, ecco, che i social in realtà abbiano veramente tantissime opportunità anche a livello in realtà proprio di approfondimento e di apprendimento, perché io un tema che ho approfondito, diciamo, ultimamente è proprio quello degli influencer. In realtà influencer, youtuber, ci sono ovviamente quelli che parlano semplicemente del videogioco o insomma fanno gli scherzi, però effettivamente ce ne sono veramente tanti che diciamo, mettono a disposizione tante conoscenze, e in realtà anche conoscenze espresse in un linguaggio vicino a quello dei ragazzi. Quindi più che altro penso che poi, se già non li conoscono loro, dovremmo essere noi un pochettino ad orientarli verso queste opportunità. Penso veramente sia una grande opportunità, perché magari il contenuto trasmesso dall'insegnante, così alla classica lezione frontale, annoia, mentre per esempio ci sono veramente tantissimi influencer, insomma, Barbascura X, che anche se già è magari più per i grandicelli, o Breaking Italy, che per esempio trattano tematiche molto interessanti, però è divertente, quindi... Anche se Breaking Italy e Barbascura, ammetto, lo dico pubblicamente, non lo seguo molto, cioè ho presente chi è, però non lo seguo molto, seguo ad esempio Breaking Italy, trovo proprio il suo format anche molto interessante, oltre ovviamente a quello che dice, sicuramente è una persona che ha molte cose da dire, però ad esempio questi account, questi canali, adesso parliamo di YouTube, li vedo un po' più però per le persone un po' più grandicelle, tipo universitari forse. Sì, quello sì, però ce ne sono tanti magari che più vicini, ecco, ai ragazzi, voglio dire. Sì. Parliamo, anche se parliamo di una, diciamo, di un ambito totalmente diverso, la stessa Chiara Ferragni, tanto odiata dagli adulti, in realtà ultimamente ha posto varie... c'è l'attenzione dei suoi utenti molto su questioni come l'abuso sessuale, l'importanza della psicoterapia, la questione del femminismo. Quindi ecco, per quanto ovviamente poi lì una debba sempre considerare, guardare tutto con un punto di vista critico, però ecco, ci sono anche personaggi più vicini ancora a queste generazioni di ora. Ovviamente più le ragazze, nel caso di Chiara Ferragni, però. Sì, ecco, diciamo che da questo punto di vista combacia anche con la mia esperienza di lavoro appunto all'interno delle classi, proprio comunque con i ragazzi più in generale, che credo che il tuo discorso, Lucia, vada un po' ad intrecciarsi con quello di Marco, ossia quando Marco dice io ho pubblicato ogni tanto pubblico delle notizie prese da State of Mind, che comunque è una rivista digitale, comunque una rivista molto tecnica, comunque, esatto, su certi temi, per cui magari anche i più giovani che mi seguono, in qualche modo, a me viene in mente il termine, ci inciampano. Bravo. Ecco, ci inciampano. È la stessa cosa, un po' come dicevi tu, Lucia, ossia anche questi influencer che apparentemente sembrano, come si dice, aria calda, almeno io non lo penso, però nell'immaginario comune, quando uno pensa alla Ferragni, dice sì, vabbè, è una che è diventata famosa sparando stronate, così mi autocensuro, se no poi magari mi riducono la visibilità di questa live. Quindi, ecco, però in realtà comunque ad un certo punto possono anche diventare dei potenti canali, anche magari non necessariamente di informazione, perché magari ovvio non è il loro format, non è quello il loro intento, però anche solo di sensibilizzazione, ad esempio. Sì. Io penso ad esempio a tutto al periodo, ormai partiamo già di un po' di tempo,
un po' di tempo fa, quando non mi ricordo più se Ciccio Gamer o Joker, uno, perché sono fratelli, uno dei due, è stato preso, se non ricordo male, tipo una torta in faccia, comunque ha subito pesanti insulti da parte di un hater riguardanti la sua forma fisica. Ecco, e questo qui ha scatenato poi tutta una scia di altri haters che si sono accodati, ma allo stesso tempo ha sicuramente ha sollevato il fenomeno. Perché? Perché a sua volta tantissimi ragazzi, quindi parliamo di ragazzini ad un certo punto, che lo seguivano, si sono schierati con lui. Ma attenzione, il fatto di schierarsi con lui, non, cioè era il fatto di proteggo il mio Beniamino, ma nel frattempo riflettevano su quello che stava accadendo, che in quel caso, possiamo dirlo, era un vero e proprio caso di body shaming ad un certo punto, perché era diventato quello. Quindi sicuramente questo è molto importante. Quindi comunque, certo, adesso non mi ricordo più, forse era CCU Gamer, non mi ricordo più chi dei due, certo, loro solitamente giocano, a quei tempi andava ancora di moda Clash Royale, stava un po' sparendo Clash of Clans, Clash Royale era un po', stava vivendo il suo momento di gloria, e ok, però ora, suo malgrado, il fatto che sia capitata questa cosa e poi lui comunque abbia avuto anche il coraggio, se vogliamo, di portare avanti questa battaglia parlandone e anche poi facendo in modo che anche tutti i suoi amici, altri youtuber, influencer, ne parlassero, comunque tutti questi influencer hanno, che solitamente giocano oppure fanno gli scherzi, i prank e così via, in quel periodo di tempo hanno comunque sensibilizzato i ragazzini più giovani al tema. E io mi ricordo che, appunto, lavorando molto con i ragazzi in quel periodo, erano loro stessi che mi chiedevano di queste dinamiche, di queste questioni qua. Quindi sicuramente io non dico sempre che gli influencer, gli youtuber, TikTok e così via possono diventare i nostri alleati. Cioè, nel momento in cui smetti, è un modo diverso di fare informazione, comunque, quindi anche un modo diverso dei ragazzi di informarsi rispetto a prima. Esatto. Infatti, ecco, giusto perché come dice l'altra nostra carissima collega Viola, nonché membra della setta segreta del Digital Caffè, no, a parte scherzi, grazie Viola, un commento molto puntuale. Forse non è che i ragazzi non usino i social a fini informativi, ma cercano le informazioni che incontrano, i loro interessi, che non sono le stesse di noi adulti. A me verrebbe da aggiungere, comunque in coda, secondo format e modalità che non necessariamente corrispondono a quelle di noi adulti. Certo, perché il problema grosso è che non riusciamo a comunicare, il nostro linguaggio rispetto a loro è completamente diverso. Esatto. Abbiamo anche aspettative diverse rispetto, appunto, sì, anche a quello che devono... Però magari io mi metto nei panni dei ragazzini, loro vedono, se io vedo ad esempio le potenzialità dello strumento tecnologico del web e loro no, però io magari non riesco a vedere le potenzialità che può avere un influencer per loro, che loro invece riescono a vedere. Sì. Quindi a prescindere c'è una difficoltà di comunicare. Cioè, viaggiamo su due binari diversi tutti, sì. Noi e loro. Abitiamo lo stesso ambiente, in questo caso è l'ambiente digitale, però proprio per via di varie differenze, però anche fosse solo l'età. Due binari diversi. Esatto. Esattamente come noi una città, la città in cui viviamo, la vediamo in modo differente. Noi rispetto ai nostri ragazzi, a parte anche semplicemente individualmente, ovviamente, ma qua stiamo parlando di fasce. Come Lucia? Partendo comunque appunto da anche vissuti esperienziali diversi, appunto, cioè noi più di età più avanzata siamo arrivati comunque dopo, cioè io comunque mi sono iscritta su Facebook che avevo sempre 18 anni, è diverso da entrare in questo mondo quando sei di pochi anni, ecco. Certo, sicuramente, così adesso mi sento nonno. Se prima dopo l'uscita di Marco mi sentivo padre, papà, adesso padre. Mi sento direttamente nonno, perché man mano che parliamo, chiudiamo qui la diretta, perché uscirò da qui depresso, demoralizzato, no, e scomportato nei confronti della mia ormai veneranda età di soli 45 anni, comunque, a parte scherzi. Sì, ecco, è molto interessante, perché questo qui comunque va ad inserirsi in un discorso appunto di percezione di un ambiente. Molti adulti vedono il digitale a torto,
perché comunque come uno strumento, e dico come un semplice strumento, e dico a torto perché alla fine, se andiamo a vedere, neanche loro lo utilizzano come un semplice strumento. Quindi parliamo di percezione. Sì. Per i nostri ragazzi, invece, è tutto tranne che uno strumento, un ambiente di vita e così via. Allora ecco che il loro esplorare il digitale avviene in modo molto più naturale, forse se vogliamo un po' meno mirato, perché io mi immagino, facendo un facile parallelismo, un po' il ragazzino di 13-14 anni che cazzeggia per le vie del proprio quartiere, per le strade del proprio quartiere, che è vero che di per sé cazzeggia, ma gira di qua, gira di là, alla fine io dico sempre, se vuoi un'indicazione, chiedi sempre a un ragazzo, perché quelli conoscono a memoria il posto. Sì. Ok, quindi questo è molto importante. Forse se iniziassimo veramente a vedere il digitale sotto altri aspetti, ossia sotto quello che è veramente è, allora ecco che forse, non dico che riusciremo a capire i nostri ragazzi, perché probabilmente non basta, ovviamente, bastasse questo sarebbe tutto molto più semplice, per carità, ma sicuramente ci darebbe una chiave in più, una marcia in più in questo senso. Certo, iniziare. Voi che cosa ne pensate? Io effettivamente iniziare a riconoscere, avere un pochino l'umiltà, ecco, anche di riconoscere che in quell'ambito sono effettivamente loro più, cioè, esperti, e non a livello, ecco, magari poi le loro competenze sono più superficiali a volte, hanno qualche difficoltà a livello della privacy, gestirselo, ok, però appunto conoscono meglio quell'ambiente. Se noi avessimo intanto quell'umiltà di riconoscere, magari di aprirci appunto anche al mondo degli influencer, al mondo dei videogiochi, di TikTok, ecco, piuttosto che semplicemente dire no, non mi piace, no, penso sia stupido, già sarebbe sicuramente un bel inizio, perché poi sì, a quel punto avremmo aperto la via per poi intervenire noi da un punto di vista educativo, ecco, e insegnare questioni un po' come l'equilibrio, insomma, fra reale e digitale, come appunto abitare consapevolmente questi ambienti digitali, ecco. Però prima dovremmo fare appunto questo sforzo di riconoscere che in certi ambiti sono loro più esperti di noi. Ah sì, sicuramente. Io infatti sono fortunato perché ho 5 nipoti, io insegno a loro e loro insegnano a me dall'altro niente lato. Male. Niente male, ti fai dare ripetizioni, credimi, da loro. Credimi, guarda, quando li sento parlare di certi influencer che non conosco, mi sento oltre vecchio da una parte, però ho capito che esempio, devo fare una cultura enorme. Ormai ci stiamo imbianchendo tutti con i capelli, a sì, parte Lucia, sì, lei non può diventare bianca. No, appunto, tu sei ancora piccina. Quindi adesso abbiamo già le gerarchie generazionali, abbiamo la figlia, il padre e il nonno, ovviamente inutile dire chi è il nonno qua dentro, dei tre, perché insomma poi potrei realizzare l'amara realtà. Comunque, questo sicuramente, ecco, a me viene da aggiungere un'altra cosa, poi chiedo a voi cosa ne pensate, se volete aggiungere altro, oppure anche contraddicetemi, ci mancherebbe. Che aprirsi agli influencer, questo lo specifico anche per tutti gli adulti che ci stanno seguendo, non significa necessariamente che ci debbano piacere, non significa fare finta, perché a parte il fatto che fare finta, insomma, perché dovremmo snaturare il nostro pensiero, punto primo. Punto secondo, i nostri ragazzi hanno le antenne e loro cercano da noi adulti cioè le figure di riferimento, il dislivello educativo, cioè non dislivello, scusate, l'asimmetria educativa, eccetera, eccetera, ma in tutto questo comunque loro vogliono interagire con degli esseri umani, non con dei robot, non con dei superuomini e così via. Quindi loro vogliono interagire con degli esseri umani. Quindi se a me un influencer o una influencer non piace, io non è che davanti al mio ragazzo debbo per forza fare il sorrisino storto, forzato, perché a tutti i costi mi devo divertire ad ascoltare Fedez, che dico Fedez solo perché l'ho sentito 2 o 3 ore fa con un gruppo di ragazzi, appunto, ma proprio perché per il tipo di musica che fa è l'esatto opposto della musica che ascolto io, no? Io vado sul metal, vado sull'hard rock, quindi potete immaginare. E vabbè, io sono vecchio, io arrivo dagli anni 80, Guns N' Roses, Bon Jovi, è bella musica. E poi sono andato indietro con gli anni 70 e così via. Comunque, ogni tanto sconfinavo nei Beatles. Quindi, vabbè, certo, infatti. Però, sai, sono un po' più indietro ancora. quindi, stavo appunto dicendo,
Invece, anzi, possiamo anche tranquillamente dire davanti ai nostri ragazzi che quella canzone non ci piace, quel cantante non ci piace, nel momento in cui diventa solo una questione di gusti, ovvio. Se io dico certo. Non mi piace, perché? Perché è un cretino, perché... ma chi è questo pagliaccio? Adesso sto estremizzando, però a volte sento questi discorsi dagli adulti e così via. Ovviamente partiamo già in difetto nella relazione con i nostri ragazzi. Nel momento in cui diventa, io ho visto che nel momento in cui diventa una questione di gusti, anzi, il dialogo si arricchisce ancora di più perché diventa poi un confronto. Certo. Diventa un modo anche per far ragionare il nostro ragazzo, che continuerà poi a seguire Fedez, e va bene che lo segua, se è quella la musica che lo appassiona, va benissimo. Però innanzitutto avrà visto che comunque può esistere anche qualcos'altro. Sì, allora cioè, poi hanno bisogno che gli diamo una possibilità intanto, cioè hanno bisogno che gli diamo la possibilità di essere ascoltati senza pregiudizi, sì. Con curiosità, poi credo che possano anche accettare appunto che al genitore, all'adulto possa non piacere quella canzone e magari a quel punto una volta che si è avviato il dialogo appunto può partire il confronto non solo su sul testo per esempio di quella canzone ma anche sì. Un po' perché il genitore potrebbe mostrare diciamo al figlio quello che piace a lui, quindi un po' fargli conoscere il proprio mondo e poi c'è un incrocio di mondi che esatto. Sarebbe diciamo la base di tutto poi. Esatto, e quello infatti il senso è questo. Stiamo parlando di quello che io definisco, forse un po' impropriamente, ma rende l'idea, un conflitto sano. Sì. Perché di per sé è un conflitto nel senso che è uno scontro, però è sano perché è volto ad aiutare i nostri ragazzi e non a denigrare il loro mondo, a denigrare i loro gusti, i loro interessi e così via. Soprattutto in un'età in cui i ragazzi iniziano ad acquisire una propria identità e quindi l'adulto, o comunque che prima era un punto di riferimento di un certo tipo quando era ancora bambina, adesso diventa un punto di riferimento ma molto più basato sullo scontro. Vero. Il confronto inteso come scontro. Allora ecco che noi adulti dobbiamo anche essere in grado di accettare che quando un ragazzo inizia ad essere preadolescente e poi entra nella piena adolescenza, noi arriviamo anche in alcuni casi, anzi in molti casi, ad avere una funzione di scontro, ma non uno scontro come lo definiremmo noi adulti. Mm-hmm. È uno scontro che a loro serve per prendere distanze e formarsi una propria identità. Sì. Quindi ecco che anche commentando, chiacchierando di queste differenze di gusti, li possiamo anche aiutare in questo processo. Sì. Esattamente, anche perché comunque quello che dico sempre è che non possiamo aspettarci che siano loro a fare un passo verso di noi, dobbiamo essere noi a fare un passo verso di loro. Esatto, cosa che infatti. Però molto spesso i genitori si aspettano un po' il contrario, si aspettano che il figlio debba comunque avvicinarsi a loro, ai loro gusti, ai loro interessi, ma non funziona così in adolescenza, basterebbe un pochino ricordarsi come sono state le nostre adolescenze per ricordarsi e capirli meglio. E secondo voi come mai accade questo? Secondo voi, anche un po' per la vostra esperienza professionale, poi vi dico anche la mia, che cos'è che spesso, purtroppo, impedisce agli adulti di elevarsi, ma nel senso acquisire un punto di un vertice di osservazione più in alto, in modo da vedere tutta la scena e quindi separarsi da un discorso di giudizio? Non so se ho reso la domanda, se no la riformulo con altre parole. Ne conosco tante di parole. È il mio lavoro usare le parole. Vabbè, penso che ci sia un po' di nostalgia per i tempi andati, per i propri tempi, un po' di desiderio di comunque rimanere vicino ai propri figli e difficoltà però allo stesso tempo a farlo secondo appunto... secondo diciamo le regole tra virgolette dei loro figli, ecco, preferisco, magari c'è paura perché non si riesce a capire bene il mondo di oggi degli adolescenti, quindi piuttosto che fare quello sforzo in più che viene più complicato, che diciamo viene visto come quasi impossibile, allora piuttosto si rimane ancorati un po' alle proprie conoscenze, ai propri modi di percepire il mondo. E quindi poi risulta difficile, almeno io credo un po' questo, ecco,
Quindi tu, Lucia, vedi molto un arroccarsi sulle proprie posizioni, e che però, da quello che mi pare di aver capito, poi correggimi se sbaglio, adesso sto un po' interpretando il tuo pensiero, arroccarsi sulle proprie posizioni in questo caso significa aggrapparsi alle proprie certezze. Certezze che sono derivate da anni e anni, perché noi nasciamo, cresciamo e così via. Quindi sicuramente quando arriviamo a 40-50 anni, anche oltre, Diciamo che è allora difficile ecco. rimettersi in gioco poi, nuovamente. Tu, Marco? Allora, io sono d'accordo con Lucia, però aggiungerei anche un'altra cosa, che secondo me c'è anche un discorso di mancanza di tempo per quanto riguarda l'adulto. L'adulto non ha più il tempo di. Il dialogo con il minore, il cercare il rapporto allo stesso livello non fa più parte delle priorità dell'adulto, perché la priorità dell'adulto è lavorare. La priorità dell'adulto è portare a casa chi lavora. L'educazione dei figli addirittura viene delegata agli insegnanti, se ci pensate, adesso come adesso. Quindi non c'è più il tempo, il concetto di tempo, di spazio, di viene dimenticato. Quindi credo che Quindi, sia anche questo da tener conto. Ok, quindi Marco, mi pare di capire che tu parli di differenza di tempo e di spazio, parliamo anche di differenza di tempo proprio legato a quel famoso, al famoso gap generazionale. Sì, ma anche quello che ha detto Lucia è più che giusto, perché tanti adulti rimangono ancorati sulle proprie posizioni, anzi, proprio perché sono adulti, se il giovane cerca cerca il dialogo con loro, quello che si sentirà dire, che potrebbe sentirsi dire, è: ma no, io ai miei tempi, io. Sì, è E vero. quindi il giovane cosa dice? Sì, va bene, ma se sei ottuso e non mi ascolti, io non è che posso continuare a... Però è questo il problema degli adulti. È vero. È un po' come se ogni volta che noi diciamo ai miei tempi, commettiamo tutta una serie di errori. E Bravissimo, primo, bravissimo. esatto, primo ci arrocchiamo in quello che potremmo definire bias cognitivo, punto interrogativo, ossia l'idea dell'età dell'oro. Bravo. Cioè, la percezione è che è sempre stato così, che una volta era meglio, una Bravo. volta era meglio. Salvo poi una delle ultime interviste di Paolo Villaggio, che a un certo punto ha detto: tutti ci dicono, beati voi, ai vostri tempi sì che si stava bene, e lui poi ha aggiunto: non si stava bene, ai nostri tempi c'era la guerra. No, giusto per dire, perché aveva avuto la prima guerra Appunto. mondiale, la spagnola, la seconda guerra mondiale. Vabbè, comunque anche gli anni di piombo non sono stati facili in Italia, e così via. Vabbè, la Appunto, crescita, gli anni 60, i boom economici, tutto quanto, però diciamo che è stato tutto molto sudato, non è che sia arrivato così comunque. Quindi questo sicuramente. Quindi prima di tutto c'è un discorso appunto dell'età dell'oro, ai vecchi tempi, gente che dice: ai vecchi tempi, l'effetto nostalgia, appunto, come avete detto voi, si impiegavano 24 ore per andare da qui alla Sicilia senza aria condizionata, eccetera, eccetera. E bene che poi leggi questi post di Facebook e sembra quasi, uno dice: a quei tempi, che meraviglia! Ma se poi dopo abbiamo inventato l'aria condizionata, abbiamo inventato le auto che vanno ai 200 all'ora e ci scassiamo pure se vediamo il limite dei appunto. 130, no, che palle, devo andare piano perché altri. Cioè. Appunto. C'è qualcosa che non va nel ragionamento, cioè della serie predichiamo bene, razzoliamo veramente, Appunto. non fatemi usare termini coloriti perché dovrei Sì, rimanere, devo riuscire a rimanere professionale, ma non garantisco. Ok, diciamo che ecco, c'è un qualcosa che non va in questi ragionamenti, per cui anche ammettere che sì, ok, forse una volta c'erano delle cose, perché adesso non è che una volta si stesse solo male, insomma. Entro certi limiti, ovviamente, certi periodi sono stati molto bui, però comunque se li abbiamo superati è perché comunque siamo riusciti a ricavarci qualcosa, mettiamola così. Però dobbiamo anche riconoscere che cosa c'è di buono oggi. Che cosa. Adesso ovviamente sconfino nel discorso del digitale, è ovvio, io poi sono biased dall'altra parte, forse, perché per carità. Potrebbero anche dirmelo, però c'è comunque, diciamo che c'è tanto, certo, ci sono le sfide, ci sono i rischi e tutto quanto, come ogni altra cosa del resto. Se noi pensiamo
a quanto le automobili uccidono ogni anno, e ogni volta, sempre, soprattutto nei periodi delle vacanze, sembra sempre una piccola guerra, ma nessuno si sogna di proibire le auto, semmai cercano di costruire auto sempre più sicure, poi con l'airbag, le cinture di sicurezza, i cicalini che ti avvisano che se uno ti sta sorpassando, se accende la lucina allo specchietto laterale, quindi te ne accorgi, e così via. Ecco, perché quando noi vediamo, quando noi pensiamo a, anche alle criticità legate ad un utilizzo improprio, anche in buona fede, nel caso dei ragazzi, del digitale, anziché pensare ad adoperarci, a lottare per un digitale che sia più sicuro, subito, il problema non si pone, tolgo il cellulare, cancelliamo internet e facciamo che non puoi accedere a internet finché non hai 18 anni. Perché poi vengono fuori anche queste proposte, fortunatamente fino ad ora mai andate in porto, fortunatamente. Come dice Marco, per una questione di tempo appunto viene più semplice pensare poi subito al divieto, cioè il parental control, si pensa che così si è risolta la questione, ed effettivamente sì, appunto non ci si ritaglia quel tempo necessario per invece occuparsi un po' dell'educazione del ragazzo tramite il dialogo. Come anche per la questione dei videogiochi. Stessa cosa, si può fare lo stesso identico esempio. Esattamente. Stesso identico esempio. Io per i videogiochi. Io che sono il nonno della diretta, posso dire che già a miei tempi ormai è rimasta questa, Marco, mi dispiace. Io ai miei tempi c'era comunque già questo stigma nei confronti dei videogiochi. Io ho sempre videogiocato, praticamente fin da piccolissimo. Anche al bar, ad esempio, i videogiochi del bar, perché ovviamente a casa non c'è la tecnologia per videogiocare, e poi giochi di ruolo a manetta e così via, cartacei, eccetera, eccetera, e c'è sempre stato comunque questo stigma. No, scusate, io leggo Mauro Lucchetta, grande Iva, non sei older, sei elder. Grazie per la citazione dotta, veramente ti lovo, no. Mauro, ti lovo veramente. Guarda, mi hai ricordato, non dico uno dei migliori videogiochi di ruolo, oltretutto della mia generazione, se vogliamo andare a vedere, però esatto, questa la lascio qui finché non chiudiamo la diretta, praticamente. Gente, non commentate più, perché tanto non comparirete più in sovrimpressione, quindi se volete commentare per il vostro ego, rinunciate, perché tanto il grande Mauro ha vinto tutto. Fai lo screen, che così te lo salvi, te lo tieni. Sarebbe interessante fare lo screen, però non voglio rallentare la diretta, però dai, su. Niente, non mi fa lo screen. Uno copre il Mac per evitare. Vabbè, dai, Mauro, il tuo commento rimarrà nei nostri cuori. Comunque, faccio la foto. A parte scherzi. Ecco, quindi c'è sempre stato questo stigma, quando in effetti, alla fine, i videogiochi di quel periodo, alla fine, che cos'erano? Io parlo ancora prima della prima PlayStation, quindi proprio. Sì, ho capito. Insomma, che cos'erano? I giochi ti rendono asociale. Perché è vero che non avevi cellulare, quindi per videogiocare dovevi o stare in casa oppure andare nelle sale giochi. C'è poco da fare. Poi più delle volte andavi nelle sale giochi perché, ripeto, con i computer che avevamo in casa, confrontati con quelli delle sale giochi, prima della PlayStation, che è stata un po' la Nintendo anche. Io avevo un MSX2, glorioso, però purtroppo mai sfruttato appieno. A livello di architettura era fenomenale per quel periodo, era un 8/16 bit. Il mio primo della Amiga, quindi il Commodore 64. Vabbè, Commodore un mito. Quindi stavo dicendo, ecco, dicevano appunto i videogiochi perché ti isoli, e invece no, in realtà io sapevo che non mi stavo isolando, semplicemente un po' sulla falsariga di quello che ha detto Viola prima, più o meno, lei parlava delle informazioni, io posso parlare della compagnia, io semplicemente non andavo non uscivo con i miei compagni di classe perché avevo interessi completamente differenti, ma io nelle sale giochi socializzavo a bestia, praticamente. Io sono sempre stato uno molto easy, così, no? Quindi non è vero che io giocando mi isolavo, semplicemente conoscevo altre persone, punto, persone che avevano i miei interessi. Stessa cosa quando poi sono iniziate ad arrivare le console per casa, così finalmente si potevano fare i giochi seri anche, quindi parlo della PlayStation 1, 2, un po' quella gamma lì,
Comunque è vero, sì, magari si stava un po' più di tempo in casa, si usciva un po' di meno, però si stava comunque in gruppo, perché sì, si giocava insieme. Quindi ci si incontrava a casa di qualcuno per videogiocare. Quindi questo discorso. E poi ovviamente i soliti videogiochi violenti e tutto quanto. Io dico sempre, ero un fan sfegatato di Carmageddon, che era quel gioco in cui tu guidavi un'auto e tra le varie cose, per vincere punti e così via, per vincere le gare, potevi anche prendere sotto i pedoni, scassare le auto concorrenti e così via, nel senso che c'erano delle piste, comunque delle ambientazioni, spesso erano libere da girare, un mini open world, definiamolo così, e c'erano vari modi per vincere. Certo. Il fatto di, c'era anche un modo per vincere, era quello di concludere il percorso nel minor tempo possibile, ma pochissimi puntavano a quello. Una volta che potevi prendere sotto la gente e distruggere le altre macchine e così via, di sicuro completare i giri era l'ultimo dei tuoi obiettivi, ma non è che per questo io adesso, anzi io sono uno che rispetta tutte le strisce e fa passare la gente. Quanti possono dirlo che non hanno magari mai videogiocato? Ok, questo ovviamente è una battuta, però indica tantissimo un po' il mood che stiamo vivendo. Allora, un attimo solo, perché forse abbiamo l'assist. No, scusate, arrivo un attimo perché ho visto una cosa. Ah, ok. Stavo cercando di fare lo screenshot, vabbè. Se qualcuno di voi ci riesce, non mi funziona. Comunque, vabbè, ne parleremo dopo. Allora, forse ce la faccio, abbiate pazienza, lo so, sto rallentando un sacco la live, ma questa è fighissima, questa qua di Mauro Lucchetta. Sorridete che faccio lo screenshot manuale. Fatto! Sorridete? Fatto. Ah, l'hai fatto, vabbè, va. Ok, sì, sì. Mauro, sei tra noi. Ho il mio informatore che me ne manda. Poi Mauro comunque dopo ti piglio, quindi non ci scappi. Dopo sei segnato. Sì, sì, lui è un grande. Allora, quindi, ok, ad esempio, ecco, Elena Ferrara, grande Elena, ci dice: contro il proibizionismo e le censure qualcuno ha lottato, ma il pericolo è sempre in agguato, anche adesso. Anche gli stigmi sono tornati di moda, e con lo stigma le sanzioni. Tristemente vero. Sì. Che cosa ne pensate, ragazzi, parlando del digitale? Qualcuno ha lottato. Beh, parlando del digitale, ma diciamo vale un pochino sempre. Ogni volta che si cade in questo trenello del proibizionismo, appunto delle censure, del divieto, poi in realtà il rischio è quello di non esserci poi quando serve, perché ci si illude che basti dire che non ci si deve collegare, che non si deve usare quel particolare videogioco, però poi il ragazzo comunque lo fa, diciamo, quando riesce a uscire fuori dal controllo genitoriale, magari su, per esempio, il dispositivo digitale di un amico. Certo. E poi però non ne può parlare coi genitori perché gliel'hanno proibito senza se, senza sì, ma, senza opportunità. Ecco, sì, io estenderei ancora oltre, un po' riprendere il discorso di Elena Ferrara, che conosco benissimo, che ha fatto grandi cose grazie appunto alla legge Ferrara, che ha dato veramente una spinta fenomenale alla sensibilizzazione riguardante proprio il cyberbullismo. Il problema qual è? Il problema è che c'è anche, parlando di stigma, c'è anche un discorso di percezione da parte delle persone, nel senso che in base anche a livello proprio pubblico, i provvedimenti che vengono presi, e soprattutto se vengono presi o meno, e soprattutto anche quali tipi di provvedimenti vengono presi, solitamente lo fa, influisce pesantemente sulla percezione, non tanto del fenomeno in sé, parliamo di cyberbullismo, parliamo di revenge porn e così via, e beh, ovvio, insomma, sono temi molto pesanti ovviamente, ma di riflesso poi ne paga le conseguenze proprio la percezione nei confronti del digitale più in senso lato. Sì. Ok, faccio un esempio, se ad esempio pensiamo che la vera arma per sconfiggere il cyberbullismo sia la punizione, siano proprio atteggiamenti estremamente punitivi,
non stiamo, in realtà, magari alcuni, non dico che, vabbè, magari qualcuno fa buona fede, qualcuno no, perché poi lì entriamo anche in discorsi politici e così via, però diciamo che comunque è vero che di fronte alle persone sembra che si stia lottando contro il cyberbullismo in questo caso, ma in realtà, in questo caso, di riflesso, in realtà si sta demonizzando il digitale. Non so se ho reso l'idea. No, sì. Quindi, ossia, dei provvedimenti che sono punitivi e magari di educativo hanno poco o nulla. Certo. Ad esempio, parliamo oppure anche in termini, che so, di un internet più sicuro, che secondo me sotto certi aspetti è possibile, si può fare ancora molto in tal senso, che poi ci sia la volontà, anzi l'interesse o meno di farlo, e poi un altro discorso ovviamente, sappiamo come gira il mondo, ok, quindi questo anche è da considerare. Ok, grazie Elena, veramente un commento molto, molto centrato. Ecco, Mauro Lucchetta dice: ce l'ho io lo screenshot, grazie Mauro. Comunque, Mauro, non ti preoccupare, perché tu sei già prenotato per un prossimo Digital Caffè, quindi tieni pronto, perché parleremo di sport, parleremo di tutte queste cose, quindi... Allora ci devo essere, se lo fai dire ci devo essere. Tu, Mauro, forse non lo sai ancora, ma ci sarai, è una minaccia, prendila pure come una minaccia, non è un avvertimento, è una minaccia. Ok? Quindi, stavo dicendo... ecco, veniamo anche un po' più sul pratico adesso, nel senso che tutto questo discorso per arrivare poi a che quello che è un po' il tema, il titolo di nostro Digital Caffè, ossia tra generazione Y e generazione Z. Questa idea di chiamare una generazione X, Y, Z, io ormai, visto che sono il nonno, mi sento la generazione A, perché andiamo proprio praticamente... Cioè, io ho visto ancora i miei amici che tentavano di dominare il fuoco, poi fortunatamente voi nuove generazioni vi siete evolute. A parte scherzi, ecco, questo discorso di generazione X, Y, Z, ad esempio la mia generazione, se ricordo male, era generazione X più o meno, mi ricordo che si parlava, forse sì, forse io ero già un pelino dopo, cioè nel senso, però comunque c'è un po' questo discorso, poi è arrivata la Y e la Z, ora che abbiamo la Z, che fa? Deve finire il mondo, altrimenti dovremmo inventarci generazione 01, già, 02. Già siamo a quell'alfa, già leggevo l'altra quella volta. Quell'alfa, quindi stiamo anche a scomodare gli antichi greci, alfa, beta, gamma, beh, può essere anche un ottimo motivo per imparare l'alfabeto greco, visto che, insomma, arriveremo gamma, e quando arriveremo, qual è l'ultima lettera? L'omega? Allora, mi sembra di sì, io sono l'alfa e l'omega, quindi... E, insomma, non so poi che cosa ci inventeremo, sembra un po' come i microprocessori che man mano che vanno avanti a un certo punto non sanno più che sigle inventarsi, iniziano un po' a tirarsi fuori nuove, partono con le lettere. E, a parte, ora, voi che cosa pensate di questo, non tanto di queste generazioni, ma di questa suddivisione di generazioni, se vogliamo, di generazione X, Y, Z? Penso che, diciamo, questa tendenza un po' a dividere, appunto a classificare, venga sempre dalla paura di non comprendere il mondo e i suoi cambiamenti, e quindi ecco, si cerca di dare un senso a certi cambiamenti, alle nuove generazioni, perché le si vede diverse rispetto a come si è, diciamo, alla propria generazione. Allora si cerca un pochettino di individuare quali sono le caratteristiche generali per comprenderli tutti, proprio perché non c'è tempo, proprio perché ci sono pregiudizi, e quindi conoscere il singolo poi ragazzo magari risulta troppo complicato all'adulto, e quindi piuttosto, ecco, attaccarsi all'etichetta diventa un modo per velocizzare un po' il processo di conoscenza, anche se è un'illusione. E quindi poi il rischio però è quello, appunto, siccome è un'illusione, il rischio è quello di parlare magari col proprio figlio pensando di parlare con lui, mentre in realtà si sta parlando con quell'idea che si ha di come dovrebbe essere, e di conseguenza non ci si può aspettare poi che si riesca anche a dialogare effettivamente con lui, ad attirare la sua attenzione ed educarlo, diciamo, anche come si desidererebbe, insomma. Perché non ci ascolterà, perché non stiamo parlando con lui. Sì.
Io allora vado controcorrente, il discorso delle etichette, nonostante sia bruttissimo, però io la vedo come una naturale evoluzione delle varie generazioni, perché io mi rendo conto che ho dei limiti enormi rispetto all'attuale generazione su certi argomenti, su certe cose, e come sì. loro ce l'hanno con me, quindi non vedo in un'accezione negativa il mettere l'etichetta, piuttosto una cosa che secondo me bisognerebbe fare, ma che nessuno riesce, è discernere. Quando si parla di generazione X piuttosto che Y o Z, questa è una questione di ruoli, che non deve diventare prioritario, è importante e fondamentale, però sapere che c'è una naturale evoluzione per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti tecnologici rispetto al passato. Io so già che i miei nipoti, quando diventeranno adulti, sapranno utilizzare la tecnologia molto di più rispetto a me. Impareranno molte più cose. Certo. Molte più cose. Quindi certo. Io la vedo come una cosa positiva. Nonostante, ripeto, l'etichetta di per sé non è mai bello mettere un'etichetta. Però la vedo come un'evoluzione del progresso, una naturazione. Ok, ma io penso che da una parte, come ha detto Lucia prima, per noi esseri umani è normale categorizzare, proprio perché certo. è anche il nostro modo di conoscere il mondo, perché se io vi dico sedia, voi automaticamente immaginate una sedia con quattro gambe, poi magari in realtà io ne intendevo un'altra, però diciamo che abbiamo i nostri schemi, questo più a livello cognitivo, quindi abbiamo i nostri schemi, per cui è anche proprio per un'economia anche di energie e di informazioni e così via. Questo sicuramente. Mi chiedo fino a che punto categorizzare in modo così forte, in questo caso le generazioni, sia utile, oppure appaia come utile, ma in realtà poi non faccia altro che allontanarci dal singolo ragazzo, nel senso che se questa distinzione tra generazioni, forse, e sottolineo forse, sotto certi aspetti, quindi prendiamola molto morbida, potrebbe quasi, non ci arrivo, potrebbe quasi starci, ecco, così a brevio, però comunque non deve diventare un modo per appunto catalogare il singolo ragazzo. Io mi ricordo, ad esempio, ai miei tempi, inizio a parlare ai miei tempi, che non dovevo farla questa live, l'ho detto, dico, devo prendere gente dai 50 anni, sono senza offesa perché è più di 50 anni, però almeno, insomma, mi dicevo, ma se tu prendi gente più giovane di te, poi, vabbè. Quindi stavo dicendo, ecco, visto, ho perso il filo del discorso, ma pure la demenza senile. Oh, allora, mamma. Sto scherzando anche un po' per alleggerire vista l'ora. Stavo dicendo, quindi, questo ai miei tempi, che c'era già comunque una categorizzazione in generazioni, io penso che quella ci sia sempre stata, però appunto perché l'essere umano è fatto così, è proprio la mente dell'essere umano che categorizza, ma in realtà io mi ricordo che non ci azzeccavano minimamente. Perché? Non perché sbagliassero, ma perché era una categorizzazione che comprendeva veramente una minima parte di noi ragazzi. Perché? Perché quando io leggevo la descrizione della nostra generazione in un modo, io poi però pensavo a me, che magari anch'io era magari fatto in un altro modo, tanti miei amici, magari il mio gruppo di riferimento che era completamente di un altro tipo, e poi pensavo, che so, al gruppo di amici metallari con cui uscivo in quel periodo, e poi però c'era poi quell'altro che girava sempre firmato, era a quei tempi c'erano anche i paninari, che comunque e così via. E allora dico, ma non mi tornava quella categorizzazione. Io non so, lo chiedo a voi, non è che rischiamo di commettere lo stesso errore con queste nuove generazioni? Perché ad esempio noi parliamo di generazione Y e generazione Z, che non lo so, per come la vedo io, però ripeto, e poi contraddicetemi pure, ci mancherebbe, mi sembra che siano due generazioni troppo vicine,
per poterle categorizzare così nettamente. Questa Y e questa è Z, d'accordo? Ma dove finisce la Y, dove inizia la Z e soprattutto perché? Perché se io vado a vedere delle descrizioni della generazione Z, magari, adesso sto estremizzando un po', certi elementi li riconosco anche in me, tutto sommato. Ovvio, entro certi limiti, perché comunque... Però, cosa ne pensate? Vi ho lanciato la bomba, dai. Mamma mia. Sbizzarritevi. Comunque, vi assicuro che di tempo ne abbiamo, perché abbiamo ancora 17 ore mensili. Oddio, dai. Perché credo di che ne abbiamo consumate tipo due o tre tra Digital Caffè dell'altra volta e questo qui, che adesso siamo a un'oretta. Sono, con il mio piano sono 20 ore mensili, quindi andate tranquilli, non c'è problema. Ne abbiamo. Allora... Cioè, come dicevo già prima, penso che ci sia rischio poi appunto di quello che dicevi tu, cioè di poi di non che con quell'etichetta di non parlare poi effettivamente del singolo ragazzo, comunque insomma della singola persona, se ci riferiamo alle generazioni precedenti. Perché poi ognuno che magari nasce in un certo periodo storico, quindi c'è questa tecnologia, viene vissuta magari in modo diverso, ma non viene vissuta in modo diverso solo dalle diverse generazioni, ma anche dalle diverse persone, dagli singoli individui, per cui ci sono in realtà appunto persone di generazioni precedenti che comunque si ritrovano nell'utilizzare la tecnologia un po' come in modo molto sereno e spontaneo, nonostante siano nate prima della diffusione di queste tecnologie, e poi ci sono quelli invece i ragazzi magari che hanno più difficoltà o sono più inconsapevoli rispetto ai loro coetanei. Cioè un po' la questione del mai passata distinzione fra nativi e immigrati digitali, per esempio, cioè ci si è, ma Preschi stesso si è reso conto che non era tanto questione di quale anno dell'età anagrafica della generazione a cui appartieni, ma è questione poi della consapevolezza che sviluppi nell'utilizzo del digitale, della saggezza digitale che riesce a sviluppare. Quindi comunque penso che appunto poi ci sia rischio non solo di non parlare del singolo individuo in questo senso, ma anche perché poi ognuno ha il proprio vissuto, i propri interessi, le proprie predisposizioni, i propri modi anche di utilizzare il digitale, se non appunto in generale, insomma, di vivere la vita e di percepire il mondo, e parlando di etichette poi il rischio invece è quello di non andarli a considerare tutti. Ecco, mi viene in mente che nel momento in cui categorizziamo in maniera così forte, intendo dire, al di là di quella che è la nostra attitudine umana, cioè l'attitudine della nostra mente umana, ecco, quando andiamo oltre quell'aspetto, quindi iniziamo a categorizzare, catalogare in modo così forte, perdiamo di vista anche il senso stesso del digitale. Perché se noi perché praticamente è come se noi stessimo cercando di catalogare, di categorizzare e di distinguere in modo netto, forte, un qualcosa che è fluido per natura. Sì. Quindi è un po' come se io mi trovassi in un lago, davanti a un lago, e iniziassi, anzi no, meglio, un fiume che scorre, e iniziassi a suddividerlo in zone, a dire ok, questo pezzo di acqua lo chiamo A, quest'altro pezzo di acqua lo chiamo B perché sta lì, ma nel frattempo è già andato. E allora, per questa volta mi chiedo, ha veramente senso tutto questo? Estremizzando ad esempio il discorso anche tuo, Marco, mi viene in mente, ad esempio, pochi giorni fa, varie persone, tutta gente della mia età, e quindi tra virgolette di immigrati digitali, a torto, definiamoli così, e allora parlavo un po' di questa cosa. Allora, ma come è nato il vostro rapporto con il digitale? Eravamo tutti professionisti, allora si stava parlando un po' di questa cosa. Allora c'è quello che diceva, ma perché col digitale ho visto, ho ampliato anche, la mia offerta professionale, l'altro è, quando sono arrivati a me, io non sapevo cosa rispondere, perché io sono nato e cresciuto e imbevuto di digitale. Non perché io sia nato in una famiglia particolarmente digitalizzata, anzi tutt'altro,
ma perché ero io che fin dall'età di 6-7 anni iniziavo a pasticciare con il computer che non era mio, era quello di mio cugino o del mio amico. Io non ho avuto il computer in casa fino all'età di 12 anni, ma erano già anni che io compravo le riviste del settore, imparavo e scrivevo su quadernino i primi programmini in Basic, e poi quando andavo da queste persone che magari appunto avevano il Commodore 64, questi computer qui, sperimentavo questi programmini sui loro computer. E da lì ovviamente, come potete immaginare, non mi sono più fermato. D'altra parte, io ho spesso a che fare con ragazzi che sono assolutamente non digitalizzati, ovvio, non loro malgrado, mi viene da dire, visti i tempi che corriamo, perché magari le famiglie non possono permettersi la tecnologia, a momenti non hanno neanche una SIM, non possono permettersi una SIM da 10 euro, e ne hanno una in tutta la famiglia, quindi potete immaginare, ovvio, gli chiedi in che social sono, sì, conoscono i social, ma non ci stanno perché non hanno dei mezzi propri, e così via. Allora ecco, ma allora chi è il vero immigrato digitale, se proprio vogliamo stabilire? Cioè viene fuori che paradossale, ovviamente adesso sto facendo un discorso molto paradossale, viene fuori che io, che sono del 1975, finisco per essere nativo digitale, e ragazzini che adesso hanno 10-12 anni, da qui a 3-4 anni, quando inizieranno a lavorare per conto loro, magari inizieranno a permettersi il primo cellulare di proprietà, saranno immigrati digitali. E quindi un completo ribaltamento, ovvio, adesso l'ho buttata molto forte, ovviamente, ma in effetti ho il timore che si corra questo rischio, oltre al fatto poi di chiudersi all'interno di una categorizzazione che sotto certi aspetti, come un po' avete accennato voi con altre parole, mi pare di aver capito, rischia di diventare una categorizzazione comoda. Perché? Perché ci autorizza a non guardare il singolo individuo, che è un po' poi quello che sta poi alla base degli stereotipi, dei pregiudizi, insomma, poi tutte le dinamiche che seguono. Ecco, che i ragazzi di oggi sono tutti così, sono tutti cos'ha, e così via. A parte che manco noi alla loro età fossimo chissà quali Einstein, però vabbè, dettagli, sono sempre dei dettagli, perché tanto, come abbiamo detto all'inizio di questo Digital Caffè, ai nostri tempi si stava sempre meglio, perché poi viene fuori questo. Ecco, Viola dice una cosa molto interessante, si diceva millennial è uno state of mind. Ok, questa Viola adesso mi dispiace, ma per un po' di minuti te la becchi, rimane così. Comunque, quindi allora ragazzi, adesso in che modo noi possiamo aiutare i genitori, gli adulti che ci stanno seguendo, proprio sulla scia di tutti questi discorsi? Ossia, il nostro intento è quello di aiutare chi ci sta seguendo a conoscere meglio i loro figli o comunque i loro ragazzi, perché poi ovvio, noi diciamo sempre figli, ma ci sono gli insegnanti, ci sono gli educatori, chiunque abbia a che fare con un ragazzo, ovviamente c'è mezzo mondo alla fine, comunque, e siamo tutti sulla stessa barca. Quindi non so come, che cosa potremmo... Quante ore hai ancora a disposizione? Perché mi sa che qua... Allora, finiamo vabbè, guarda, il giorno dopo finiamo. Una sedicina di ore le abbiamo, poi se serve tipo il piano premium, perché vista sarebbe per una buona causa, non so se riesco a farlo in diretta, però tanto visto che ho 15 ore per farlo, insomma, in teoria, inserire i dati di una carta di credito, ahimè, è sempre facile, è difficile poi levarli solitamente, quindi non vi preoccupate per quello. Che cosa potremmo dire? Ma allora, io innanzitutto partirei con sensibilizzare la parte adulta. Sensibilizziamo gli adulti su il mondo dei giovani d'oggi, sul loro concepire la tecnologia, sul loro concepire gli strumenti tecnologici, il web, i social... facendo presente che tra adulti e giovani c'è un muro che non sempre si riesce a scavalcare, e questo muro dipende molto spesso, anzi non dipende molto spesso, dipende al 99,9% da
una mancanza di comunicazione, da una mancanza di comunicazione che è bidirezionale, non è solamente del mondo degli adulti. E poi, vabbè, se vogliamo ancora aggiungere altre cose, c'è tutto il discorso della media education che purtroppo viene a mancare. Non si fa abbastanza media education, non c'è quella sensibilizzazione informatica, l'informatizzazione oggi che potrebbe diminuire il dislivello generazionale tra il mondo degli adulti e i ragazzini. Io, come hai detto tu prima, rispetto ai miei fratelli o addirittura ai miei genitori, ho imparato fai da me per prove ed errori su che cosa vuole dire concepire il web, gli strumenti presenti nel web, i pericoli del web. Nessuno mi ha insegnato nulla, nonostante abbia fatto quei 2 o 3 corsi, ma quei 2 o 3 corsi erano impara a usare Word, impara a usare Excel, ma per il resto ho dovuto imparare da solo. Vi ricordo neanche... i tantissimi PDL, ma neanche a scuola. Ma neanche a scuola si fanno queste cose. Gli insegnanti nel mondo della scuola non si insegna la media education. Non esiste una materia su insegnare ai ragazzi a utilizzare il web in maniera sicura. No, non ci sono mezzi per poterlo fare. Infatti è bruttissimo da dire, noi in Italia abbiamo un livello di alfabetizzazione informatica che è molto 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 basso. Tornando al discorso che hai fatto tu, il discorso delle categorie, sì, però così facendo le sfumature su chi ha la possibilità di, parlo di chi non ha la possibilità di accedere allo strumento, ha poi delle difficoltà, certo, almeno certo. Io è questo quello che ho visto insegnando a dei ragazzini delle medie. Sì, sì. E poi è questo quello che ho visto confrontandomi con, e mi è capitato, il mondo degli adulti. Sì, sì, sì. Già solo il discorso dei videogiochi, ancora continuano a pensare che il videogioco rende violento, il videogioco ti impedisce di fare attività fisica, ti rende sedentario, ti rende... Quando nessuno sa dell'esistenza degli Exer Game, oppure di Wii Fit, Wii Fit Plus o di altri giochi. Senza contare che poi gli sporter, quelli proprio professionisti, e se Mauro Lucchetti è ancora online, lui appunto è molto dentro che sia online. Quel settore, spero che sia ancora online, però intanto ha lo screenshot, a me importa quello. Poi per il resto capisco che ognuno abbia i suoi impegni, quindi Mauro non te ne vorremmo se non sei più online. Ecco, quindi in realtà deve curare molto la dieta, l'alimentazione, la parte fisica e così via. Ad esempio, questa ad esempio, è una carta che io gioco anche con quei ragazzi che vedo che hanno veramente la passione per il videogioco, perché c'è il ragazzino che vuole diventare un calciatore, c'è il ragazzino che vuole diventare un videogiocatore, che detto così sembra certo. una cosa banale, allora chiamiamola e-sporter, così almeno adesso ovviamente faccio un po' una facile ironia, però e allora ovviamente è anche giusto che non stia 8-10 ore il sabato, la domenica davanti allo schermo, soprattutto a quell'età, però mostrandogli come si allenano gli e-sporter, quelli seri, quindi non lo youtuber che sta 8-10 ore davanti allo schermo perché deve streamare. Certo. E così via, allora ecco che gli si apre un mondo, perché iniziano a scoprire tutta una serie di preparazioni anche fisiche, non solo mentali o cognitive, appunto, a parte che poi è tutto intrecciato, quindi ovvio, non è che possiamo scindere, ci mancherebbe, però scoprono veramente un mondo. Ecco, io fermo solo un attimo per dire agli amici che ci stanno seguendo, se hanno domande, se hanno commenti da fare, potete scriverli qua nei commenti. Così un po' rispondiamo, un po' commentiamo e così ne approfittiamo anche per dialogare tra di noi, ok? Ok, quindi scusa Lucia, ti ho posposta un attimo, ti ho messo un attimo in stand-by per l'annuncio.
E tu che cosa ne pensi? Che cosa potremmo... Diciamo che già Marco ha detto tantissime cose con cui, su cui io sono d'accordissimo, quindi più che altro quello che vorrei, ecco, ribadire, vi ho detto prima, c'è l'importanza proprio di questa umiltà dell'ascolto, comunque non giudicante, l'umiltà di riconoscere appunto che i ragazzi possono aprirci un mondo, possono diciamo, farci entrare un po' nel loro mondo e farci entrare nel digitale. E anche, diciamo, l'importanza non solo appunto di quest'umiltà, di questo ascolto, ma anche di una di riprendere una classica domanda che solitamente viene ignorata un po' dai ragazzi, che è quella come è andata oggi di solito a scuola, e riadattarla a questo contesto, e piuttosto, ecco, come è andata oggi su TikTok o su Fortnite, e poi ascoltare davvero, appunto, riprendere quell'ascolto non giudicante di cui parlavo prima, ecco, perché poi per il resto Marco ha già detto, diciamo, veramente tante cose utilissime, ecco, questo è quello su cui vorrei, appunto, mi concentro io, che è una cosa che ripeto ai genitori sempre, lo voglio ripetere anche qua. Sì, infatti è la stessa cosa che ripeto anche io, è bello perché senza neanche esserci confrontati prima vedo che diventa veramente un mantra questa cosa del interessarci della vita digitale dei nostri figli allo stesso identico modo con il quale noi ci interessiamo della vita, tra virgolette appunto, non digitale dei nostri figli. Perché? Perché nel momento in cui noi continueremo a concepire il digitale come un qualcosa in più, allora ecco che non saremo mai in grado di capire veramente non solo il digitale dei nostri figli, ma un'intera generazione o più generazioni nel nostro caso. Perché se noi parliamo di generazioni in cui il digitale è proprio non è neanche né intrecciato né interconnesso, è completamente fuso con la loro vita, allora ecco che non comprendendo il digitale noi veramente non vediamo la vera vita dei nostri ragazzi, vediamo qualcos'altro che però non sono loro. Sì, e poi allora, ecco, si stupisce quando si vede che nel digitale si comportano in un certo modo, si presentano in un certo modo, perché appunto quella parte si è un po' ignorata e quindi non si è voluta vedere, ecco. Esatto, forse ecco, Lucia, l'espressione giusta, come hai detto tu, è non si è voluta vedere. Poi per vari motivi, perché non la conosciamo, perché ci fa paura, perché qualunque altra cosa. Quindi, però di fatto preferiamo non vederla. Allora ecco che la categorizzazione, categorizziamo, cataloghiamo e così via. Quindi questo è molto molto interessante. Ok, va bene, ragazzi, molto... Direi che è stata molto, molto interessante. Se chi ci sta seguendo ha cose da chiedere, possiamo approfittarne finché io vi tengo in ostaggio Lucia e Marco, Lucia Musmeci e Marco Lazzeri, perché poi una volta chiuso il monitor non so che fine faranno, forse penso che abbiano anche loro una loro vita, per cui non li ripigliamo più. Quindi finché sono nostri ostaggi di questa live, di questo Digital Caffè, approfittatene e caricateli di domande se avete domande, dubbi, curiosità. Io nel frattempo vi ricordo un paio di cose molto, molto tranquille. Abbiamo il portale figo psicologiaetecnologia.it, così intanto se qualcuno vuole scrivere ha tempo di scrivere nei commenti, fare i propri commenti, le proprie domande, esprimere le proprie opinioni. Quindi psicologiaetecnologia.it, che è il portale che tra l'altro ospita anche tutti i nostri Digital Caffè. Quindi le registrazioni, come poi appena avremo terminato, appena riuscirò a metterci le mani sopra, anche la registrazione di questo Digital Caffè. Poi abbiamo il canale Telegram, dove appunto vengono pubblicati tutti questi aggiornamenti, ma non solo, quindi ovviamente legati alla psicologia del digitale. Poi il podcast Essere Genitori nell'era digitale, per chi preferisse ascoltare queste cose in audio, lo trovate su tutte le piattaforme, quindi basta che cerchiate Essere Genitori nell'era digitale e lo trovate. Quindi troverete presto anche l'audio di questa live.
Ecco, e questo non mi ricordo perché l'ho messo. Ah sì, è il canale YouTube, Psicologia e Tecnologia, a un certo punto sono... Poi vi facciamo anche l'autografo se volete. Ecco, dai. Ok, oh, Marco, tu ti sei impegnato, quindi... Sì, sì. Quindi allora, chi vuole l'autografo di Marco, Lucia, io non parlo per te, non mi userei mai. No, vabbè, a quel punto mi impegno anch'io, mi sembra giusto. Ok, allora. È il Black Friday, dai, facciamo... Il Black Friday, quindi... Facciamo qualcosa di eclatante. C'è anche Cyber Monday fra poco, per cui direi, perché stavo per dire entro le prossime 24 ore, ma c'è Cyber Monday, quindi entro lunedì, alle ore 24 di questo lunedì, che sarebbe... Oggi è il 27, perché sennò poi la gente ci ascolta tra 3 anni e poi vi contatta che vuole gli autografi. Sarà il 30? Sì, lunedì sì. Sarà il 30, mazza, quando non sei neanche più in che giorno vivi. Hai ragione, lunedì è il 30, ecco. E, appunto, quindi se volete gli autografi nostri, tutti e 3, mi ci metto anch'io così ne approfitto, no? Notorietà, appunto... Entro lunedì, entro le 24 di lunedì 30 novembre 2020, potete approfittarne, ok? Comunque, a parte scherzi, questo è il canale YouTube Psicologia e Tecnologia, insomma, ne avete. Poi i riferimenti di Marco e Lucia, che poi inserirò tutto in descrizione, insomma, poi comunque metterò... Troverete tutto questo, tutto dentro, voi potete iniziare a segnarvelo, ma comunque poi... con calma inserirò tutto quanto nelle registrazioni poi. Ok? Allora, perfetto. Non ci sono altre cose, non ci sono commenti così via. Io veramente ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato live e, nel caso voi state ascoltando questa registrazione, perché dobbiamo tenere in conto anche questo, siamo nel digitale, quindi... se ci state ascoltando, se state ascoltando la registrazione, vi ringraziamo tantissimo per averci comunque ascoltato fin qui. È stata veramente una live molto molto interessante, non lo dico perché io ci sono dentro ovviamente, ma perché lo dico con tutto il cuore, per me è sempre un piacere appunto comparire con persone di un certo calibro. Quindi ringrazio anche Lucia Musmeci e Marco Lazzeri. Noi ci rivediamo alla prossima. Quindi un saluto da Ivan Ferrero e da Marco Lazzeri e Lucia Musmeci. Vedete, non era preparato. Ciao. Errore mio, perché all'inizio, prima della live, nel backstage, non vi ho detto. Guardate che alla fine faremo così. Bene. Grazie Elena per averci seguito fino per tutta la live, e sai quanto per me sia molto importante questo, e grazie anche a tutti i lati, Lucia Caprino, ecco compare il logo, wow. L'avatar, grazie Santa, grazie mille, veramente, grazie mille ragazzi, vedi, ad esempio io per par condicio chiamo tutti i ragazzi, perché siamo tutti giovani inside, frega niente del fatto che voi mi abbiate relegato allo status di nonno, per cui, dai ragazzi, a parte scherzi, chiudiamo, c'è sempre un po' di magone nel salutarci, però veramente, voi rimanete sintonizzati, andate sui canali che vi ho indicato, voi che ci state ascoltando o seguendo, perché lì riceverete poi tutti gli aggiornamenti per i prossimi Digital, certo. Caffè con tutti, guarda, i nostri esperti, e di nuovo anche con Lucia e Marco, che sicuramente... Ivan, dammi un secondo, scappare. Ne approfitto. Hai ancora 15 ore, quindi un secondo. Va bene, no, questa, allora, ai miei ex alunni, se mi stanno guardando, anche wow. Voi andate a curiosare, andate a vedere, informatevi e seguite il collega Ivan. Ok, mi raccomando. Grazie Marco, ti devo un caffè. Ti faccio pubblicità, non però era anche allora è giusto. No, non era preparato. Io dovrei riprendere Instagram, perché molti ragazzini che incontro quando faccio i miei laboratori nelle classi, appena, ma tu hai Instagram, tu guarda, sei, poi anche con me, poi sono, anche con me me lo chiedono in tantissimi. Poi sono anche, e poi la cosa che mi piace è che magari l'incontro dopo ti dicono, io ti sto seguendo su Instagram, tutto. Anche a me, infatti anche tanti ragazzini, ex alunni mi dicono, sto seguendo. Vi dirò, io a livello professionale rimango su, cioè ovviamente Facebook per ovvi motivi, Instagram mi piacerebbe riprendere a fare informazione proprio, più che promozione, dalla mia professionalità,
lo dico qui tranquillamente live senza problemi, su Instagram, proprio in virtù dei ragazzini che mi stanno seguendo, perché ne ho veramente tanti che mi stanno seguendo. Ragazzini, parlo proprio medie o primi anni dei superiori, perché poi dopo c'è un po' meno questa cosa, perché poi il ragazzo crescendo si forma un'idea propria, quindi non è che ti segue perché sei tu, è ovvio. Ma guarda, però alle medie sono tantissimi quelli che poi guarda, mi seguono. Guarda, io ti dico, di pancia, secondo me Instagram è il social più usato, più utilizzato dai giovani, fascia media, un po' meno alle superiori, però tantissimo nella fascia media. Io ho tanti miei ex alunni, addirittura la mia prima supplenza fatta nel 2016, dal 2016 adesso ancora mi stanno seguendo sulla mia pagina di Instagram. Sì. Ed è bello perché una volta postando gli articoli di State of Mind, non solo miei, ma anche di altri colleghi, una ragazzina in privato mi ha addirittura detto grazie, perché ogni volta che posti un articolo me lo vado a vedere, lo trovo molto formativo. No, infatti, molto io sono contento così. Vedete, e questo proprio chiude, grazie Marco, chiude perfettamente proprio il cerchio di tutto questo Digital Caffè, ossia... vabbè, ovvio, adesso abbiamo parlato di addirittura pubblicare articoli e così via, però in realtà per entrare in contatto con i nostri ragazzi basta veramente, veramente poco. Ripeto, come abbiamo detto oggi, anche semplicemente il fatto di far vedere che ci interessa quello che accade su Instagram, su TikTok, adesso TikTok, domani chissà che cos'altro, basta veramente, veramente poco. Io ci tengo veramente sempre a divulgare questo pensiero, a diffonderlo. Va bene, ragazzi, grazie mille, grazie a tutti, e noi veramente ci vediamo alla prossima. Un salutone, ciao!